Un salone gremito per l'edizione di Quo Vadis Fano Orienta, il progetto di orientamento scolastico promosso dal Comune di Fano e assessorato alle politiche giovanili, con l'obiettivo di sostenere coloro che sono prossimi al passaggio delle scuole medie a quelle superiori, scegliendo consapevolmente l'istituto nel quale iscriversi. Ragazze, dunque, avete in mente che scuola intraprendere, scegliere? Avete già avuto un'idea? Ovviamente linguistico. Linguistico? Sì. Come avete trovato questo salone dell'orientamento? Molto bello, sì. È utile, insomma, per un attimo schiarire le idee? Sì, ti fai un'idea più certa. Invece lei? Indirizzo di scuola? Scientifico. Come avete trovato questo pomeriggio, questo orientamento? È interessante perché ci sono molte indirizzi e valide opzioni. Hai già in mente un'idea di cosa scegliere? Io sarei per il classico. Loro scienze umane e economia. Scienze umane? Sì, economico sociale, scienze umane o linguistico. Come avete trovato questo orientamento? È positivo per voi ragazzi? Vi indirizza molto nella scelta? Molto, sì. Bello, dai. Sì, sì. Mi è piaciuto molto. Hai già in mente quale scuola scegliere? Sono indecisa tra scientifico e linguistico. Però ancora non so bene. Però lo scientifico mi è piaciuto molto. Voi ragazze? A me è piaciuto e io sono abbastanza puntata su linguistico. È stato utile quindi l'incontro di questo pomeriggio? Sì, sì, è stato utile. Presenti 8 istituti all'interno del centro pastorale diocesano di Fano che hanno avuto possibilità di farsi conoscere attraverso presentazioni singole ma anche attraverso stand aperti attivi per tutto il pomeriggio nell'area del chiostro. Abbiamo voluto ampliare il raggio e dare la possibilità a tante famiglie, tanti ragazzi e tante ragazze. La risposta è stata veramente importante oggi, di avere una panoramica più completa di quelli che sono gli istituti e gli indirizzi che loro possono scegliere. Abbiamo fatto questa apertura quest'anno con l'idea di mettere a punto una modalità ancora più partecipata e aperta per il prossimo. Il pomeriggio è iniziato con un convegno aperto a tutti i presenti con diversi interventi di autorità, tra cui l'assessore regionale all'istruzione Loretta Bravi, vicepresidente della regione Minardi, dirigente ufficio scolastico provinciale Marcella Tinazzi e infine lo psicologo formatore Gianluca Antoni. Io ho tenuto una conferenza per aiutare i genitori ad aiutare i figli a scegliere, perché i genitori sono, diciamo, in questo momento sono delle persone molto importanti per poter indirizzare nella scelta, ma soprattutto per poterlo sostenere senza condizionare la scelta. Quindi ho cercato di dare dei consigli proprio ai genitori su come poter aiutare i figli nella loro scelta.